Signori, eccoci qua ancora una volta, ben ritrovati, bentornati su canale PG Sports di Noise e Anima ad accompagnarvi quella che è incredibile giornata European Masters. Siamo tutti pronti per seguire le incredibili e mirabolanti avventure bizzarre, soprattutto dei Machko. Bizzarre non è Jojo, in questo caso la mascotte dei Machko è Kenshiro. Kenshiro con la bandiera e la jersey dei Machko sta per iniziare quella che si spera sarà una miracle run, che è fallita lo scorso split. Molto breve. Molto breve. Beh, allora, innanzitutto tocca vincere il primo game. Adesso le tocca vincerle tutti, visto il risultato appena avuto di KC contro Vodafone Giants. E poi bisogna anche sperare che una dei due team le perda tutte nella giornata di oggi. Sì. Una nuova giornata. C'è stato il tempo di relax, di studiare i propri avversari. Di lavorare, esatto, di lavorarci sopra. Non è una strada in salita, è letteralmente una salita della salita della salita. Cioè, sì, è l'angolo di salita una, è maggiore. C'è una bella scalata. Stai scalando, ma la testa è in giù. Quindi proprio al contrario, è molto più complicato di quanto sembri. Però si parte subito col match della vendetta. Perché partiamo contro i Mouz. Ricordiamo, questo è molto importante. Scorsa edizione, Mouz che vanno al tiebreaker finale contro i Machko e ci sbattono fuori. La scorsa partita, biglietto di sola andata per tornare a casa, anzi in questo caso restare in Italia perché erano già nella gaming house dei Machko. La scorsa volta l'ho vissuta da analyst, proprio dei Machko. Questa volta da caster l'ansia è ancora più di prima. Perché mentre prima era un al massimo un game lo puoi perdere, adesso li devi vincere tutti e tre in fila. E c'è Seaboy contro Pride Stalker. Adesso è anche peggio perché inizia giornata. No, perché sei un caster, quindi le tue gufate hanno un certo peso, quindi tieniti a bada, tieniti al massimo. Chiedo al fantastico uomo in regia di mutarlo se sta percependo delle vibe gufanti. Gufanti. Però scherzo a parte, l'hai detto, prima di entrare un attimo in sezione dei campioni, signori, questo è il momento migliore per date i vostri cuori alla causa, tatakai, combattete perché... è la partita, se non vinciamo questa siamo già fuori e ci mettiamo l'anima in pace, piangiamo e poi abbiamo altre 4 ore per poter non è vero, la serie rimarrà sempre, ma signori, senza dei campioni, veloci, fugaci, Machko, Blue Side dall'Italia per l'appunto, li abbiamo con Karthus, LeBlanc e Varus rimossi, Mausport dalla Germania rispondono con Annie, Seraphine e ora vediamo chi andrà ovviamente a bersagliare, primo Cybex, secondo Bushi, Tristana ancora una volta per Cybex. E anche Bushi ha dimostrato di giocarla, ma c'è quell'over su Nocturne già cruciale. Syndra loccata, a questo punto vogliono andare sul safe. Cybex su un mago, torna non nella sua comfort zone, torna a giocare campioni comunque la corsia centrale. Cybex li ha sempre saputi giocare entrambi. Evidentemente non è un rischio che vuoi prendere contro Cecolad. C'è ancora la possibilità di mandarla in corsia inferiore, sebbene sia un po' scomparsa la Syndra in corsia inferiore. È un'opzione ancora possibile. Rakan selezionato già adesso per Camillus. L'abbiamo detto, Rakan, Xin Zhao, due campioni che abbiamo visto già un sacco di volte in questo torneo, sempre con altra priorità in draft. E per tutto contro c'è Viego disponibile. Vai a selezionare Viego per Seaboy. Seaboy contro Pride Stalker, matchup già visto e rivisto più di una volta. Finito. E speriamo. Ogni volta si alternavano. Thresh selezionato per Click. Arriva. È interessante. Quello che non è il Thresh Prince of Bot Lane, perché quello era Edward. Ma comunque, però, Click è un campione che non ha fatto una nomea anche. Sì. Ha fatto comunque una nomea con quel Thresh. Più che altro, speriamo che Pride Stalker raccolga un po' di quello che è successo nella partita precedente con lo Xin Zhao 1-8. Speriamo che raccolga soprattutto le morti. Ma in ogni caso, Zix per i Mouseboard potrebbe cercare magari di essere una sorta di rivisitazione della composizione proposta dai Karmicord. Magari hanno fatto un po' di scuola su quella partita precedente, hanno intravisto delle debolezze e magari cercheranno di aggiustare il tiro a quello che è mancato magari per i Karmicord. E adesso possono permettersi loro di bannare dei tiratori da corsa inferiore e vanno a bannare quella Kalista che ha messo in così seria difficoltà i Karmicord, perché Bushi con Kalista ha fatto veramente una partitona. Non è bastato a vincere, purtroppo. Siamo 0-3, tutti i game così vicini dall'essere vincibili, ma mancava quel quid, quel qualcosa per vincere. Questo Jace... quel qua è Paperino, esatto. Manca qui, purtroppo, non è una parola italiana, quindi non è mai nata. Jace bannato. Vediamo.
Proprio perché Ziggs in corsia inferiore ti costringe a selezionare una fonte da danno fisico aggiuntiva da un'altra parte. Camille bannata, vogliono negare quel danno puro, quella ulti di Cho'Gath ogni secondo e mezzo a Stenbosse, che comunque è un campione in che usa molto bene. In generale vuoi limitare Stenbosse? Vuoi comunque limitare Stenbosse? L'abbiamo visto che in ogni caso, per quanto durante il Summer Split si sia più volte adoperato in fasi un pochino più supportive con un tank, magari qualche side laner o Gwen soprattutto, a questo giro Camille sembra essere un po' la preferenza maggiore. Lasciamo stare questi over simpaticissimi, però è molto importante. Invece non è un over particolare, Sett arriva. Quello di Zed sicuro era un over particolare. Sett al fianco di uno Ziggs è già un pochino più fattibile, però c'è Rakan e quindi quello lì sarà un da top probabilmente. Corsia superiore o inferiore, già si prepara una possibile selezione di Ornn. Mid potrebbe ancora essere per Cecolad, un Sett volendo, dipende, è qualcosa di già visto, perché già ai tempi Coach Cristo può essere anche. Adesso quello. Ci piace. Per concludere su Sett, già ai tempi di Coach Cristo, comunque del PG Nations, già c'era la risposta di quel Sett per una Syndra. Mettere comunque dei tank o dei bruiser che possano bloccare il potenziale offensivo sia di un bullo da corsia che ovviamente poi da execute con la Suprema stessa. Sett da una parte poteva essere una previsione di un Ornn selezionato, perché ricordiamolo, evochi la prima volta l'evocazione del Dio della Forgia, arriva una powerbomb che va a negare la rievocazione e il knock-up, Sett ha tutti gli strumenti per counterare Ornn. Dalla sua, i Machkos si adattano al meta del torneo, di quello che è diventato, quindi top lane vogliamo Stenbosse su Kennen. Kennen che flanca, entra di Suprema e annulla tutte le minacce. Minacce statiche, c'è Ziggs. Victor selezionato, giustamente, 7 danno fisico, vai a portare la seconda fonte di danno magico. E manca entrambi i team una frontline bella consistente. Abbiamo visto come la composizione di Carmine prima manca una frontline consistente, perché c'è un Juggernaut come set adesso in corsia, in frontline. Dall'altra parte c'è Thresh che può controllare molto molto bene i movimenti di Rakan. È una risposta, ricordiamo che la spazzata può annullare a mezz'aria il knock-up di Rakan, che è molto telegrafato. È veloce ma è telegrafato, perché tu vedi già l'area di atterraggio, la spazzata ha un'area molto larga, puoi sparare via Rakan dalla sua zona e dalla sua Suprema. Dall'altra c'è Jinx, Hyper Carry selezionato. Perché? Perché hai doppia fonte di danno magico, corsia superiore e centrale, quindi vuoi... Non vuoi un carry da letalità o da semplice poking, quindi non vuoi Ezreal, non vuoi Varus, vuoi un tiratore fatto e finito, e Jinx è una risposta molto molto bella. Ci sono stati pochi di 2K angles in questa partita, poche cose strane a cui ci ha abituato, ma sono tutte risposte molto intelligenti a quello che è diventato il meta del torneo. Sì, assolutamente, in ogni caso... Queste sono le due composizioni e siamo già pronti nel vivo della partita, signori. È il momento, ribadisco, è il momento di lanciare i vostri cuori oltre il muro, oltre la staccionata. Fatevi sentire, date un po' di energia a questi Magico, perché da qui si comincia la nostra Miracle Run, perché senza questa vittoria il sogno si frangerebbe ora, subito. E sarebbe anche una brutta cosa, anche se non so cosa sia meglio, sognare fino alla fine e poi vedere il sogno infranto, o vedere il proprio sogno distrutto subito e quindi puoi metterti il cuore in pace. Dobbiamo combattere per i nostri sogni. Io preferisco cedere all'ultimo, ma sperare e poi avere un attacco di cuore. Giustamente tu vai full battle shonen, perché è così che deve essere. È saputo, questa è la via, questo è il nostro destino. C'è da sperare, facciamo veramente il tifo. Hanno bisogno del nostro supporto morale, fisico, trascendentale, qualsiasi tipo di supporto voi abbiate per i Machko, indirizzatelo verso Monopoli e mandatelo diretto alla gaming house dei Machko. Questi ragazzi hanno bisogno di una win, sia per iniziare il percorso di riscatto da una week 0-3 sfortunata, perché ho visto anche caster inglesi che dicono quanto sono belli questi Machko da vedere giocare, ma come hanno fatto a non vincere ancora un game. È in corsia superiore, c'è addirittura lo swap minacciato. Non era selezionato all'inizio, perché è sempre Cecolad che va in corsia superiore, ma vogliono traddare e mettono Victor contro Kennen, perché Sett avrebbe avuto veramente tanti problemi a lanare. Vero, ma è tutto sommato abbastanza positivo il fatto che tu possa... Era scontato che ovviamente quel set andasse contro Syndra, o meglio, scontato, pronosticabile proprio per il fatto che, per appunto, era una risposta che molti team ormai stavano adottando per bloccare quella sorta di bullo da corsia. Però non mi dispiace, perché avere comunque su una corsia più lunga Victor
potrebbe essere una buona corsia su cui far pesare una volta arrivati ai livelli 6. Ovviamente per Sam Boss non sarà facile, perché è riuscito a prendere un minion, l'abbiamo detto, Victor è il counter. Non sarà facile. Con questi swap rischi per molto, perché comunque 7 in una corsia sfavorita. Oh, già livello 2 di click, preso, uncino, spazzata, combo perfetta, metà della vita di Camillus se n'è andata. Hai introdotto un bellissimo argomento che è Victor, lo selezioni per counterare Kennen, ma in quel modo, facendo in quel modo, vai a swappare. E quindi era una lane che comunque poteva gestire Victor contro Syndra e metti in leggero svantaggio Set, oppure vai per la play a più alto rischio, mandi ancora più in svantaggio Set, che è vero che è contro Syndra che ha dalla sua mana, ma Syndra dalla sua ha un knockback, ha una spazzata che può andare a nullificare la corsa di Set e quindi anche il positioning delle facce sfasciate. Quindi per Set sarà molto più difficile beccare uno stun concreto e tu dici sacrifico ancora di più Set, ma metto molto in vantaggio Victor. Quindi è dire, anziché avere due lane, una neutrale e una poco sfavorita, ne ho una favorita leggermente, ma una molto sfavorita. Sono sempre quei rischi che devi prendere, li devi prendere anche sul momento, perché sì, sei preparato dalla fase di draft, ma quando entri in game prendi la decisione finale nell'arco dei 30 secondi dall'apertura dei cancelli. Sta funzionando per il momento, perché Kennen veramente sta in boss e sta facendo molta fatica a farmare, costretto a partire come sempre di Doran's Blade per avere un minimo di sustain. Per fortuna non è il Klepto Kennen che parte di Doran's Shield e vince ogni lane, però meno male o per sfortuna, perché in questo caso il Kennen ce l'avevamo noi, Klepto Kennen avrebbe fatto comodo. Vediamo, sono primi minuti, stiamo a vedere, ripeto, un Victor su corsia lunga è ben più attaccabile, ovviamente, di un set in corsia centrale. Stemboss e Seaboy possono lavorare molto bene su questa corsia superiore, ovviamente con i giusti controlli. Mi aspetto che, se non prima, a livello 6 parta comunque una certa aggressione in corsia superiore. Assolutamente sì, perché Kennen con il flash, se tiene il flash up, può comunque schivare l'unico controllo che è la gabbia, la prigione gravitazionale di Victor, che è statico. Tutto il resto delle spell di Victor sì, sono facili da hittare, si muovono perché il raggio è ad ampio raggio, una target, la tempesta la puoi muovere, ma non offrono controlli. Una volta che Kennen parte col Maelstrom, non c'è niente da fare. E qua l'abbiamo visto, l'avevo detto, il knockback di Syndra fa ancora più male a Set di un possibile champion ranged con tanto Arras. La passiva di Set mitigherebbe tutto il poke di Kennen. Tu vai a mettere Set ancora più in svantaggio, perché il disper del debole, l'abbiamo visto, ha nullificato sia i pugni nelle mani che le facce sfasciate. Dall'altra, Victor è un counter di Kennen, quindi hai sempre quel rischio. 25 minion a 50, sta doppiando il farm di Kennen in questo momento a 5 minuti. Farm quasi perfetto. È un Victor molto molto ricco ed è un Kennen che al momento è affamato di risorse. In ogni caso, Pretzolker adesso in invasione. Un piccolo legge bene il movimento della mappa, Stemboss. Comprende il rischio. Questo però non aiuta, 56 minion a 27 e molti di questi verranno comunque persi adesso da Stemboss. Potrebbe lasciare la placcatura dai minion, perché in questo frangente nessuno prenderebbe i gold di quella placcatura. Attenzione, non sarebbe male, non sarebbe male, ma non credo che succeda. C'è da vedere la placcatura su. Più che altro, se dovesse succedere quasi involontariamente, quasi per timing fortuito, ovviamente Stemboss deve poterla assettare tutti i minion che gli è possibile e concesso l'assettare, quindi ha bisogno comunque di trovare quelle risorse. In ogni caso, si ritorna al capitolo perduto per Cecolad. E vedo un 4 sulla minimappa. È successo, è riuscito a far cadere la placcatura, a recuperare un po' di farm, perché adesso è a 36 minion, e non cedere gold a nessuno con quella placcatura. Quindi già un'apertura che, nella criticità che è la lane di Kennen contro Victor, Stemboss sta trovando questi piccoli vantaggi incidentali per tamponare la ferita. È riuscito a leggere bene la minaccia di dive, è scappato, ha dovuto sì investire il teletrasporto mentre il proprio avversario no, ma nel frattempo il drago era anche già caduto, quindi l'utilizzo di quel teletrasporto early da parte di Cecolad ha perso la propria necessità per i prossimi 4 minuti ancora, a meno di azioni particolari in corsia inferiore o centrale, e ha perso anche le placcature.
Stenboss e Bear Recall, cioè già il proprio bastone, Alaph fida la sua e capitolo perduto per Cecolad. Sono positivo, sono fiducioso perché i Machoke sono in leggero vantaggio d'oro dovuto esclusivamente dal farm e dal fatto che i Mauz abbiano perso quella placcatura in corsia superiore. Cioè l'hanno tecnicamente guadagnata, ma l'hanno persa perché non hanno guadagnato le unità d'oro. Io ho soltanto una paura, che è quello svantaggio da parte di Stenboss nei confronti di Cecolad possa poi pesare molto sui primi team fight. In ogni caso, il livello 6 c'è. Partono già i primi ping verso il messaggero, che a breve si presenterà sulla landa. E mancano 15 secondi. In realtà Pride Stalker è in 15 secondi salendo, in ritardo. Perché vediamo che Pride Stalker è quasi sempre 8 minuti sul messaggero della landa. 8 minuti, 8 minuti e 15 di solito. Finito il proprio red buff. E infatti vediamo spostamento. A questo giro lasciano Bush in corsia inferiore. Seaboy ingaggia, sanno che nell'area Sebex ha comunque già spottato Pride Stalker. È il caso di cedere. Hai appena visto Ziggs passare dalla corsia centrale. Può esserci un bel engage, ma sei in 4 con... in 5 contro 3 per il momento e 5 contro 4 nel momento in cui si riunisce Stenboss. No, non puoi fare niente. Cedi, sei contento? Puoi provare uno steal dall'invisibilità con Viego. Non c'è. Super mega razzo della morte che colpisce. Non c'è l'engage. Bushi si porta a casa una placatura e free farm. Lettura molto questo migliore da parte dei Machoke rispetto al game d'andata, perché si ricordano del timing di Pride Stalker e dei Mauz in generale. È una cosa che hanno fatto molto molto spesso in tutti i game. Cercano di portare Pride Stalker e la corsia inferiore con priorità a 8 minuti, 8 minuti e 15 massimo, per portarsi sul messaggero della landa. Seaboy lo legge, non prende rischi. È vero che l'aveva già reingaggiato, ma ha fallbeccato subito. Si è ritirato, è restato nella nebbia e dice ok, se riesco a ottenere uno smite dall'invisibilità e rubare l'occhio, perfetto. Però non è il caso di ingaggiare, perché sarebbero stati 5 contro 4. Bushi ha sì la suprema della sua, che abbiamo visto è arrivata comunque per poccare, ma hai dato risorsa alla di carry. È molto molto positiva come cosa, perché adesso è in ampio vantaggio su Ziggs. Le altre corsie stanno recuperando. Seaboy è indietro rispetto a Pride Stalker. Pride Stalker farma veramente veramente tanto. E anche forte il fatto che Shin Zhao pulisce la giungla con una velocità impressionante. È anche più veloce di Viego e mantiene un sacco di salute. Forte a sua volta dalla sua passiva del terzo colpo che lo cura e fa danno extra. Ma sta andando bene. Leggero svantaggio per i Machoke, ma a questo punto della partita, 10 minuti, 100-200 unità d'oro sono fluttuazioni naturali date dal movimento delle ondate o dal respawn dei campi di giungla, perché l'altro li ha già puliti, tu li devi ancora pulire, ma nel frattempo il jungler avversario non può riguadagnarli perché devono respawnare i campi. Abbiamo visto Seaboy in ogni caso tra un minuto abbiamo il drago dell'oceano. Questa è la parte più importante, perché vorrebbe dire già portarsi a casa una doppia stack per i Machoke. Osports ovviamente hanno dalla loro questo messaggero che potrebbero provare fin da subito a utilizzare, magari in combo in quella corsia inferiore. Normalmente, ed è questo il rischio più grande nell'aver lasciato il messaggero, è che potrebbe essere utilizzato in combo per appunto quello Ziggs con quella carica satchel, l'execute sulle torri. Però attenzione, 25 secondi, ci si sta spostando sulla corsia superiore, vogliono annichilire totalmente la zona di Stenboss. E sarà... in realtà, per quanto possa aiutare Cecolad, potrebbe aiutare quasi più Stenboss, perché una corsia ancora più lunga non permetterebbe a Cecolad di essere così aggressivo come adesso. Quindi nel bene c'è anche un po' del male, o meglio nel male c'è anche un po' del bene. È lo yin e lo yang, alla fine il discorso del fatto che il cerchio nero sta nella parte bianca è perché nel bene si nasconde un po' di male e nel male si nasconde un po' di bene. Il bene qua è che Seaboy ha un altro free engage sul drago mentre... oh, click! Altra aggressione qui, buona la giocata da parte di Machoke. Primo sangue nel male di Bushi. A 11 minuti. Questo è fondamentale per la DKR. 11 minuti, molto tardivo, arriva anche il secondo drago, a fronte sì di quella torre, ma non fa niente. 1000 gold di svantaggio, l'inferno arde con due stack di drago e golosissimo per i Machoke adesso, golosissimo. Golosissimo Machoke, che in tutte e tre le partite perse abbiamo visto che avevano un incredibile controllo degli obiettivi dei draghi. Oh, Seaboy. Attenzione ancora una volta, Seaboy in aggressione. Click al suo fianco, sono pronti a far retrocedere Camillus. Teletrasporto, l'ultimo colpo. Placcatura nelle mani di Bushi unicamente. Bushi, molto oro canalizzato su di lui. Andiamo a rivedere l'azione del primo sangue e qui click dal cespuglio. Bushi nel bush e click.
non c'era nulla da fare per Zix, onestamente. Qua Gadget poteva giustamente solo sperare di pulire l'ondata. Non riesce neanche a pulire i minion caster con la propria suprema. Sei contento, non ha neanche recuperato farm. Primo sangue, un'altra placcatura nelle mani di Bushi, che va già subito a chiudere il proprio oggetto mitico. Mitico chiuso anche per Sebex, in vantaggio su quasi tutti gli avversari. Solo adesso Predstalker riesce a chiudere il succhia sangue, forte di quel leggero vantaggio in farm che ha su Siboy. C'è il gelo perenne per Victor, c'è Colad 144 minion. 12x12 si avvicina a quello che è il farm perfetto, perché ricordiamo sono 12 minion che puoi ottenere ogni minuto, in media. E qui è brutta vedere quel Victor così avanti, così ricco. Ma è positivo, sì, vedere i match correggere così bene il colpo e andare a canalizzare tutte le risorse possibili dalle altre parti della mappa. Perché la top lane era persa. Stan Boss è in weak side totale e non è mai morto. Rischiava. Il flash addirittura bellissima, ma si continua addirittura in 3 contro 1. La suprema a seguire, click e rischio grosso, ma che spazzata, signori. Vale la vita di Siboy. Sono un attimo interrotto perché giustamente lì rischiava Siboy. Ci sono gli strumenti per sopravvivere: la velocità di movimento, il camouflage, la mimetica nella nebbia. E adesso, bei danni! La suprema che forza anche il flash di Gadget, molto importante. Che rischio, però. Qui Predstalker ha fatto un bello lean, grosse risorse. Complice anche il fatto che, per appunto, generava quel piccolo knockback con la suprema, con la spazzata stessa della Ultimate. Giocavi sulla suprema di Gadget, ovviamente, su Zix. Cioè, nonostante, Lick ha fatto un lavoro pazzesco, ha permesso a Siboy di riuscire a fuggire comunque con il flash fuori dalla area vera e propria dei danni, e quindi vita salva. Meno di 1000 unità d'oro di vantaggio e 2 draghi di vantaggio per i Machko. È un'ottima situazione in cui essere al 15° minuto, perché stai chiudendo gli oggetti sulle persone che vuoi, perché Viego, Syndra e Jinx hanno chiuso il mitico. Dall'altra parte, Sett ancora non ce l'ha, Ziggs l'ha chiuso solo adesso ed è un dolore di Liandry. È danno sostenuto nel tempo, ma gli manca quel core item che è il gioiello del vuoto. Ziggs, il suo power spike, lo ottiene a calzari chiusi che mancano, e gioiello del vuoto vuole la doppia penetrazione di resistenza magica per fare danno, e in questo momento non ha nessuna delle due. Ha il dolore di Liandry, che dà molto fastidio nei fight sostenuti, ma non è neanche lontanamente vicino al power spike Gadget. C'è anche un sigillo oscuro completamente scarico. Vero. Ma ora si va sul secondo messaggero. Aggressione, click di grosso, forzato dal flash. Dentro il support Camillus. Gli ultimi danni, purtroppo la suprema da parte di Sebex viene negata con quell'ultima stasi. Siboy però conclude facilmente, andrà a raccoglierne quindi l'abilità. Bushi con tutta flash, bellissimo. La spazzata più il gancio, ma Satorus non molla e porta a casa pugni indomiti. Kill su Bushi. A seguire Siboy ormai isolato. Stalker. Hai confezionato anche il secondo messaggero. 2x2 che era partito molto molto bene. Abbiamo visto che nonostante Rakan fosse riuscito a entrare nella backline della compagine italiana, non è riuscito a fare altro proprio perché c'era la spazzata di click pronta subito. Siboy si è un po' esposto troppo per andare a cercare di negare il secondo messaggero della Landa. È un 2x2. Hanno ottenuto sì delle risorse, ma non sulle persone che volevi, perché Chocolad ha ottenuto una kill, Satorius ha ottenuto una kill sulla backline, dall'altra parte Sebex e Siboy hanno ottenuto le loro. Andiamo a rianalizzare il fight. Sono partiti in situazione di svantaggio i Machko e a Stan Boss mancava ancora un po' di danno. Guarda la spazzata pulitissima. E qui sì, c'era il danno su Ziggs, su Gadget, bastava veramente poco. È l'oro che gli manca, giustamente, era una corsia molto molto sacrificata quella di Stan Boss. Mancava quell'oggetto in più per chiudere quella doppia uccisione su Gadget e Predstalker. È andata bene. Non è assolutamente una brutta fight per i Machko. È andata 2x2, hai perso il messaggero. Adesso c'è il drago da Soul Point a cui andare a controllare. Stan Boss non ha ancora il mitico, però. Sta cercando in tutti i modi di chiuderlo. Ha il teletrasporto dalla sua. Potrebbe tornare in base, comprarlo e teletrasportarsi, ma deve farlo in fretta. Il drago è già a metà vita. Lo disingaggiano poi Mausports, portano fuori da quella tana. Costringere quindi compagni. Dentro Siboy, knock up, l'ultimo colpo. Purtroppo lo smite.
Non c'è lo smite, hai la lanterna di trash, hai salvato capre e cavoli ancora, non hai perso nessuno. Ok, hai perso il drago. Era giusto così. Era giusto giocarla safe perché in questo frangente hai perso solamente il drago che volevi. Cioè, non mentiamo, non è una bella cosa che i Mouse abbiano ottenuto il drago, ma è una bella cosa che i Machko non abbiano sacrificato niente, ma non hanno giocato passivi. È questo che voglio vedere dal team italiano per tutta la partita. Il cercare continuamente di fare cose, cercare la opening, cercare la fight, cercare di puntare all'obiettivo, ma senza overestendere. Cosa che hanno fatto perfettamente qua. Anche nella sconfitta, l'abbiamo detto, c'è il bene nel male e il male nel bene. Sì, il discorso più che altro, come sempre, è il team fight che non è venuto completamente a favore dei Machko. Ciò nonostante, dopo sul primo messaggero, sul secondo messaggero, sull'ultimo drago invece abbiamo avuto una differente inserimento. Ma attenzione, che qui il DPS è molto semplice: aggressione immediata, Cecolad non può fare niente, neanche il tempo di muoversi o di usare la suprema, viene completamente massacrato. E questa è la cosa più importante. Burst gigante che porta 400 unità d'oro nelle tasche di Siboi è un Viego che sta già minacciando di scalare e di guadagnare tempo per stem boss, di riguadagnare tutti quegli oggetti. C'è la cintura razzo in questo momento, quindi Kennen adesso sì che ha quel potenziale di inserimento che gli è mancato nel fight precedente. Gadget deve fare molta 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 attenzione, perché adesso Kennen può flancare. Ha il teletrasporto dalla sua, ha la suprema disponibile, fra poco gli tornerà l'oggetto attivato e Siboi sta rischiando. Attenzione, parte l'inseguimento. Siboi isolato. Potrà soltanto guadagnare del tempo, ma arriverà addirittura all'utilizzo della suprema. Cerca il flash, o meglio, cerca il riposizionamento con la suprema. Stiamo a vedere perché è un timing non sfortunato, per fortuna. 50 secondi al barone, ma tempo piuttosto acerbo. Siboi tornerà sicuramente prima dello spawn effettivo. 2 minuti e 45 al prossimo drago. Il vero peccato è stato quel drago rubato, meglio, conquistato dai Mouse, forse che non siamo noi stessi riusciti a rubare. Sebex 1-2-3 stella. Gadget viene esploso. Doppio teletrasporto in profondità. Satorius, ovviamente, immagino che si siano guardati negli occhi ed entrambi si siano palesati. Ma qui troppo lontano il proprio team. Peccato, quella torre, un HP. Cercano di chiudere la strada, ma non è facile. Sta ancora guardando Stemboss e cerca ancora l'inserimento miracoloso. Era giusto non entrare. Per quanto su Goza sembrasse l'inserimento, eri da solo, rischiavi di essere burstato giù perché non hai ancora la clessidra di zona dalla tua. Ora lo usi! E che l'inserimento, buon turbine trificante. Peccato che non ci fosse un vero e proprio follow-up, quindi una suprema più lanterna. Forse cercavano di rubacchiare qualche summoner, così purtroppo non è stato. Non è stato così, hai comunque portato avanti lo stordimento con quella suprema, ti assicuri di poter scappare. E adesso Sebex porta a casa la torre uno per uno. C'era la carica satchel, giustamente, da parte di Gadget, quindi ha demolito istantaneamente la struttura italiana. Dall'altra fai un trade e adesso i Machko sono addirittura in vantaggio di kill, ma ancora in svantaggio di oro. Ricordiamo che viene totalmente dai due messaggeri della Landa quel vantaggio ottenuto, utilizzato prima sulle placature e poi sulla struttura della corsia centrale. Il vantaggio di Cecolad ottenuto all'inizio perché hai mandato Victor contro Kennen. C'è da dire che per il momento non sta pagando così tanto l'azzardo dei Mouse. Ah, 21 minuti, un minuto al prossimo drago. Ormai la conta è sui draghi. A noi importa ed è fondamentale portarci a casa quei draghi. Quegli ultimi due draghi. Ci serve l'anima per poter massimizzare i danni di quel quartetto d'archi perfetto. E qui ci serve che Stain Boss raccolga risorse. 2000 unità d'oro. Ha recuperato di vantaggio. Ha recuperato su. È tutto su Victor. È tutto su Victor quel vantaggio d'oro. E questo è importante. Questo è molto importante. Perché una volta che vai a neutralizzare Victor, in quel momento hai già riguadagnato tutto, perché Sebex è in vantaggio su Sartorius, hai Bush in vantaggio su Gadget, hai Siboi in pareggio con Pridestalker. Va bene così per il momento. Fa ridere che un Viego 2-2 sia in pareggio con uno Shin 1-0-1, ma guardate la differenza in farm, 128 contro 167. È un divario abbastanza abissale sui jungler, ma per la natura della partita Siboi doveva intervenire di più sulle corsie. È normale che abbia farmato di meno di uno Shin.
Al momento Shin ha chiuso il secondo oggetto, Sterak c'è la seconda barra di vita extra, la terza la offre il succhiasangue, quindi Pride Stalker è uno Shin Zhao completamente online. Ora si parte ancora una volta, aggressione sul drago, buoni danni su Camillus, questo è fondamentale perché non permetterà, almeno nel breve termine, a Camillus di poter cercare quegli all-in e rimanere in vita. Però è pur sempre rischioso. Ma li forza lontani dal drago. Una singola Q di Syndra ha forzato i Mausports lontani dal drago. E qui hai Bush, la pressione, tra l'altro, pressione mid. Esatto, ottimo mossa. E adesso c'è... Camillus, prova un triplo charm, buono per lo stordimento. Bush conclude velocemente, questo è un ottimo reset. Vuol dire che adesso può concludere velocemente su Sotorius. Mentre queste mosse guardano il tempo su Prestalker, quest'ultimo riuscirà a raggiungere, portarsi a casa comunque un'uccisione. Ma Sotorius, nonostante tutto, riuscirà a portarsi a casa comunque un'uccisione. Doppia uccisione per Bush. Oh, Seaboy. Ai, brutta questa. Arriva tardi, o meglio, arriva troppo presto da diventare poi tardi. Ah. Si lancia con ancora 2000 HP, il team semplicemente si gira contro Seaboy. Seaboy viene esploso prima che possa usare Flash, Supreme, qualsiasi altra cosa. E andiamo a rivedere proprio la fight. Si sono rispostati, c'era visione completa grazie al Santuario del Largo Granchio su Stem Boss che aggrassi il drago, si ritrova in uno contro uno contro Pride Stalker, che però è uno Shin Zhao con due oggetti chiusi. Guardalo quanti danni faceva su Ken, che non ha resistenze, non c'è ancora la Cressida di Zonia. Bellissimi i pugni nelle mani di Sartorius, brutti perché hanno praticamente one-shottato Click, perché era a massima tenacia Grit, che in realtà è sì tenacia, ma non è la tenacia che riduce la durata dei controlli. E lì purtroppo è andata così. Seaboy era giusto cercare il reinserimento e non avevi più neanche la lanterna di Click, perché Thresh era caduto, per riprovare il trucchetto di prima. Purtroppo il drago va nelle mani di Mausports. Sono un po' dubbioso di queste scelte. Ancora una volta, partiamo bene in ogni caso, riusciamo comunque a tenere testa o a giocarcela ad armi pari. Ma poi nel momento del bisogno sembra quasi che venga meno la comunicazione, la coordinazione. E di cercare di sfruttare i nostri punti di forza contro quelli dei Mausports. E ribadisco, i Mausports non stanno neanche sforzando più di tanto a giocare nella loro win condition, perché Gadget veramente ridotto all'osso la sua utilità comunque nel team dei Mausports. Sta letteralmente generando più che pressione danni ad aria, quelli che servono al team al fianco di Cecolad. E oltretutto non è andato per penetrazione magica come secondo oggetto, va direttamente per staffa del bastone dell'arcangelo, che diventa un bastone, braccio serafico. Dall'altra parte Cecolad ha detto: ok, sono quello in vantaggio, zigza indietro, copricapo di Rabadon, secondo oggetto. Adesso Cecolad è una grossissima minaccia in teamfight, non ha dalla sua ancora un oggetto da stasi, non c'è né il cronografo pronto, e qui è una possibilità. C'è un opener, perché invece Sebex è andato per quella doppia penetrazione e quel potere senza limiti può one-shottare Cecolat in una singola combo. Deve trovarlo però. Deve trovare lo stordimento col disperdi il debole con una sfera knockbackata. Deve trovare una suprema perfetta e poi annullare Cecolat. Più che comunicazione nei matchco, penso che gli stia mancando la crudeltà, l'aggressività, quella voglia di chiudere un'azione un po' impauriti. Va bene il giocare safe, erano dal lato giusto del giocare safe, ovvero quello non sono troppo passivo, ma si stanno spostando verso quel confine. È una cosa, il cercare di non perdere è diverso dal voler vincere. Sì, potremmo vederla anche in questo modo, ma la cosa che più mi perpetua appunto è questi inserimenti, ma qui ancora una volta Camillus, lo charm che va a generare, i controlli permettono a Gadget e Cecolad di scaricare una quantità di danni inimmaginabile. Oh, ste mosse! Prova ste mosse! Buono però Seaboy! Vai Seaboy in doppietta! Va bene! 2x2, va bene così! Siamo ripresi, ma ancora una volta siamo succubi delle intenzioni di Mausports e ovviamente è abbastanza palese del perché, ma dobbiamo cominciare a cercare di creare queste aperture
con Stemboss, non risposte con Stemboss. Assolutamente. È stato fortuito questo, molto fortuito tutto questo. C'era un opener perfetta su Chocolat che non sono riusciti a capitalizzare, perché qua è stato molto molto bravo Camillus appunto a impedire il nostro follow up piuttosto che ad andare aggressivo. C'è stato il danno, la chiusura tra l'altro l'ha trovata Bushi col super mega razzo della morte, ottiene la movement speed, chiude la kill anche su Camillus e se ne arriva safe. Come se il Dizeta Milan le va bene in sci, ovvero va, appunto va bene così, ma va bene così è un accontentarsi. Non è un qualcosa che vuoi per chiudere il game. E qui ipotizzano il cespuglio della morte esattamente come il nostro gruppo, perché molto sfortunati i Machko nel pescare gli avversari del girone. Siamo finiti nel girone della morte, il girone D, perché è della morte. Così dicono, purtroppo non si riesce a tradurre il gioco di parole dall'inglese. E si sta dimostrando tale. Sono ancora a testa alta i Machko, però serve una vittoria, l'abbiamo detto. Ancora una volta proprio il click pesantemente aggredito, ancora una volta la Suprema, la ricerca di ste boss è pesantemente danneggiato. E qui è il soul point è per i Mousesports. Sul terzo drago. Si può fare la magia, deve farla adesso, ma Satorius, guardalo, butta fuori dell'occasione. Siboy è riuscito a fare tutto il giro. Buoni, prezzo Siboy, il isolato. Non ce la va. Ah, non va purtroppo, non va. Il livello di vantaggio sicuramente ha aiutato. Addirittura qui Satorius, ingaggiato da Sebex, riesce a trovare la quadra persino sul nostro mid laner. Trova la quadra, per fortuna non trova la quadrupla uccisione. Però anche qui abbiamo ceduto un obiettivo, hanno perso quel quid. È come se i Mousesports siano riusciti a leggere un po' meglio i Machko, ma il divario in oro è ancora lì fisso sulle 1000-1500 unità d'oro. È quello che mi sorprende, perché i Mousesports sembrano in netto vantaggio a ogni teamfight, nonostante questo vantaggio non sia così reale. È l'opposto del game precedente, dove i Karmin Corp riuscivano a giocare in parità o quasi in vantaggio, anche se pesantemente in svantaggio. Qua siamo in parità e giochiamo in svantaggio. Potremmo vederla così, ma questi tre draghi ora pesano tantissimo. Qui è mamma mia, Chocolat. Quel copricapo di Rabadon fa male. È arrivato il gioiello del vuoto, è arrivata anche la penetrazione magica su un Kennen che non ha resistenze. Adesso ha preso il mantello antimagia. Ha sì già completato il bastone del vuoto, ma con un Kennen che è rimasto così indietro è sempre brutto dover scegliere un'itemizzazione. Perché dici, vado per la Clessidra di Zhonya perché tanto sono indietro e faccio meno danno, o cerco di fare danno e poi muoio perché non ho la Clessidra? Camillus, ho dell'ottimo tempo in gaggio. Fortunatamente la stessa lanterna di click porta fuori dalla Suprema di Gadget. Buon disperdere il debole, ma i danni non bastano. Addirittura qui la Suprema di Bushi praticamente annullata dalla mezzaluna di Pretzstalker. Pretzstalker proprio ora vengono meno. Shin Zhao è così. Vedete, utile questo, proprio per questo quella è uno Shin Zhao utilizzato ai livelli ottimali, con massime performance. Non quello di Zikrov, che ribadisco, per carità, una giornata no ci può stare, tra virgolette, ma questo è quello che può fare Shin Zhao quando viene pilotato la sua massima performance. E qui purtroppo siamo passati dallo Shin Zhao 2-8 a quello 3-0 con 3 barre della vita. Chiude anche l'angelo custode in questo momento, quindi Shin Zhao da 3 barre della vita è appena passato a 4 più una mezzaluna difensiva. È un problema enorme, specialmente perché tutto quel tempo che Chocolat ha guadagnato è servito a dare il tempo per gli oggetti fondamentali ai propri compagni di squadra. Satorius, che era andato in mid, non aveva potuto fare una lane grandiosa, adesso ha le tre barre della vita. Non fa in tempo. Non ho fatto neanche in tempo a passarti la parola, che Bush era già esploso. No, ma non c'era molto altro da dire, sinceramente. È solo esploso. Cioè, potevo dire boom, e questo sarebbe stato il mio commento play sull'azione. Purtroppo con anche un Ziggs in game, boom, è anche la call perfetta, sì. Proprio, quindi tra giustamente siamo già a metà HP per questo barone. Siboy non fa in tempo. Cercano, trovano Camillus. Provano? È la vera domanda. Provano. Non è ancora disponibile, però. Pre-Stalker non perde tempo. Su Sebex, flash già utilizzato. La W finale. Conclude così. Veramente tanto imbaliato di cappello. Imbaliato totale ormai di questi Mousesports. E quanto ironico può essere il destino.
durante lo spring split eliminati dai Mousesports, e adesso al tie break, e qua adesso a questa fase a gruppi, group stage, eliminati ancora una volta dai Mousesports. E qui Camillus ha guadagnato un sacco di tempo, è un Rakan con un solo oggetto completo, è un support, resiste all'uncino di Thresh, non c'era follow up perché Sebex era lontano, Stan Boss non poteva inserirsi, Seaboy ha cercato l'inserimento ma non c'era possibilità di steal. Salutiamo intanto Medic che dal replay anche lui ha incrociato le braccia, ha guardato la videocamera, ha alzato le sopracciglia come per dire cosa possono fare questi Magico. Al momento niente, perché ha perso il barone, perse due torri in corsia superiore, perso anche l'inibitore. Da 1000 unità d'oro di svantaggio siamo passati a 6400. L'unica cosa che ci ha un attimo arrestato, un attimo di respiro donatoci, è per il semplice fatto che in corsia superiore ormai hanno già distrutto tutto, in corsia inferiore spinge forte l'ondata, sta per arrivare il drago e in corsia centrale ancora devono arrivare le ondate, altrimenti switchavano corsie, facevano pressure sulla mid e andavano verso il drago. Attimo di respiro che quindi ci permette di ricomporci. Signori, a questo punto, se non usiamo tutte adesso le supreme in ultimo teamfight, non le useremo mai più. Ma attenzione, perché i Mousesports potrebbero anche ignorare il drago. Ovviamente, drago per secondo inimitore. Non devono contestarlo, è il terzo per i Magico. Hai gadget e un barone. Guarda Satorus, tanca i minion perché c'è una carica execute. E qui rischia addirittura la torre del Nexus. Rischi forte, sì, anche perché mi hai ancora due. Guardalo, c'è Conrad! Mamma mia! Che sagaccia era suprema di Gadget Boy! Signori, bisogna tornare in base, ma Pride Stalker li ha bloccati! Li ha bloccati tutti! Pride Stalker ha bloccato Seaboy e Stan Boss! E in 2v1 uccide Stan Boss e minaccia Seaboy! Bushi, unico rimasto praticamente in vita, signori! È la fine! Che brutta fine! Auci auci, direbbe una serie di video. Aia! Così fa male. Così fa veramente, veramente male. Purtroppo l'avventura dei Magico in EU Masters non finisce qua perché hanno ancora due game da giocare, ma sicuramente si chiuderà con oggi. Perché anche in caso di 3-0 nella giornata odierna serviva qualche allineamento, ma con uno 0-4, una partenza, sono mancate le due chiusure fondamentali che potevano ottenere nella prima settimana. Sono arrivati così vicini, erano più close i game di settimana scorsa, purtroppo non è bastato. Quel Victor, il payoff non è arrivato nel mid game subito, quel payoff dello swap, ma sono comunque riusciti a guadagnare la marea vincente. È diventata così inarrestabile e i Maus hanno vinto il game. Era giusto, perché tanto è il terzo drago. I Magico cosa possono fare col terzo drago quando da solo Pride Stalker può fare un 1v2, 1v3, fermare i draghi? E intanto il resto del team portava a casa la base. Hai Ziggs dalla tua. Più che altro il finale sicuramente non è stato... Purtroppo, generalmente si viene ricordati sul finale, i nostri ultimi 100 metri sono stati un po' a gattoni. Ed è un peccato perché, ribadisco, queste clip, semmai per l'appunto verranno utilizzate come fonte, come source, non rispecchieranno le performance di un team che comunque ha avuto una fantastica prestazione durante lo spring, il summer, anche l'European Master. I primi tre game, seppur difficili e persi, ce li siamo combattuti. Questo quarto game, questo finale di quarto game, assolutamente, come e purtroppo ultimo per quanto riguardava le nostre speranze di qualifica, non è assolutamente il giusto finale per un team come quello dei Magico, il nostro team italiano. Dall'altra parte, adesso hai la garanzia su un drago, insomma. Hai la garanzia, però, adesso che sei fuori, qualsiasi cosa tu faccia non puoi rientrare dentro. Da un'altra parte, può alleggerire il mental dei giocatori per i prossimi due game che devono giocare. Guarda lì, il grafico in oro era stabile fino a un certo punto, poi giustamente perdi l'ultima fight, è Barone Nashor, strutture, obiettivi, giungla rubata, precipita lo svantaggio. Dall'altra parte, Seaboy non è riuscito a inserirsi bene perché è un matchup polarizzante. Seaboy contro Pride Stalker è sempre finito con uno dei due che stompa e distrugge l'altro in tutte le statistiche possibili. A questo giro è stato Pride Stalker a emergere vincitore.
Dall'altra parte Ziggs abbiamo visto che guadagna utilità nel corso del game. Sebex ha sì fatto più danni di Cecolad, ma i danni non sono l'unica cosa che conta. Dall'altra parte, se i tuoi avversari sono in svantaggio, hanno meno vita e quindi tu puoi fargli meno danni perché li uccidi prima. Dall'altra, sono un'indicazione più generale di utilità, ma non sono contestualizzati nell'andamento della partita. Io mi aspetto che quei danni di Cecolad siano stati molto più spostati nei primi 20 minuti di partita, mentre Ziggs è andato online una volta che ha chiuso il suo secondo oggetto e mezzo. Dall'altra, pur è amara. Non c'è nulla da dire, sentite il tono di voce di noi caster che è un po' abbattuto. Amaro, 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 amaro. Ma ripeto, però ripeto Aribal, per me è amaro più che altro perché non è il giusto finale che ci aspettava. Potevamo anche perdere, ma non era questo come saremmo dovuti uscire, ecco. Non è il giusto finale per un team come De Machko, perché ribadisco, poi l'opinione italiana, l'opinione di tanti altri, eccetera, eccetera, baserà ovviamente molto, perché dobbiamo sempre generalizzare, su questo finale, su come siamo usciti. E ribadisco, perdere in questo modo anche un po' bislacco con tempi di recupero, Pride Stalker che ormai si fa 2v1 su Stem Boss e Seaboy, recall e timing, una lettura evidente di come stessero spingendo con uno Ziggs che fa execute sulle torri. Ribadisco, non è assolutamente il giusto percorso che hanno fatto comunque all'interno dell'European Master a questi Machko, che ribadisco, i primi tre game sono comunque con delle org, con dei player ex LEC, LEC Opium e quant'altro che dir si voglia, ce la siamo comunque combattuta, e ribadiamo, comunque dobbiamo essere realisti, dobbiamo guardare in faccia la realtà, non siamo una Lega maggiore, stiamo crescendo sempre di più in questi ultimi anni come Lega, ci stiamo riconoscendo sempre più riconoscimenti, titoli, i nostri team comunque una volta arrivati in campo europeo come lo Spring, le grandi cavalcate, ci sono state dati meriti all'intero mondo quando ovviamente non era direttamente sfidante, ha tifato per squadre nostre, quindi comunque noi un minimo abbiamo portato il nostro gioco, la nostra qualità, quello che potevamo fare l'abbiamo fatto, purtroppo non siamo riusciti a esprimere, ribadisco a mio avviso, l'intero potenziale di questi Machko, ok? Perché questi Machko non sono arrivati indubbiamente un pochino più freddi rispetto a come li abbiamo visti durante le fine del PG Nations, durante il PG Nations, non erano purtroppo al loro 100%, e lo capisco, perché io stesso mi sto un po' avventurando piano piano nei meandri di cosa vuol dire essere un player competitivo. E ci può stare la tensione, una giocata sbagliata fin dai primi minuti, può inevitabilmente andare a macchiare un po' la mental. Quindi ci può stare che ci siano dei game che purtroppo partono male, vanno anche peggio, o partono male, poi ci riprendiamo. Però, ciononostante, bisogna vedere con occhio critico se si vuole andare veramente ad analizzare il percorso di Machko, va vista con della realtà, ma anche con del giusto criticismo, insomma, sul percorso che hanno fatto e contestualizzarlo al gruppo che avevamo, chiaramente. Non per scusanti, ma perché no. Se volete veramente dare un'opinione esatta di questi Machko, va vissuta la realtà Machko in virtù anche del contesto e di chi avevamo contro, ecco. Considerando che siamo finiti nel girone più difficile di tutti, bravissimi Machko, tant'è che mi è piaciuto un sacco nei giorni passati vedere anche i complimenti. I fan dei Carmine Corp sono i più vocali forse nella scena europea, perché il team ha un seguito enorme, ha fan molto accaniti. È stato bellissimo vedere proprio alla fine del game contro i Carmine Corp i fan dei Carmine Corp che andavano a complimentarsi con i Machko per i loro game. Effettivamente, come hai detto tu, l'amaro non è perché siamo usciti, è vedere dei Machko che ricevevano quei complimenti un po' così sbiaditi, la freddezza, hai davanti un intero play day ancora, possono comunque farsi notare. Abbiamo ancora due game in cui dare tutto, tanto perso per perso ormai siamo fuori. A questo punto fai vedere quello che sanno fare i tuoi giocatori, rovina anche i piani degli altri, sai, dici magari certo, adesso abbiamo ancora battendo i Vodafone Giants e avendo perso contro i Maus passano davanti i Maus e i Giants che sono primo seed. Però a questo punto però la mia domanda è, vogliamo veramente far passare i Mousesports? Ormai abbiamo perso. Sì, è una questione di principio, perché perdi due volte contro un avversario superiore e batti il primo seed spagnolo.
Perché ricordiamo questo, i Carmine Corp sono il secondo. Sono mai sulle nostre villain. Lo so, ma i Mousecorp ormai sono le nostre villain. Cioè, l'ho buttato fuori in Spring, l'ho buttato fuori in Summer. No, direi che di favore. Ma è il narrative arc, perché poi ci presentiamo al prossimo anno. Capito. O un eventuale Winter Cup, non si sa se mai verrà novata, perché ogni regione ha le sue, quindi non lo so. Però... Comunque, in ogni caso, l'hai detto, abbiamo ancora tanti game per i Machko. Il prossimo, tra l'altro, adesso per l'appunto, sicuramente con una mente un pochino più elastica, sollevata, rilassata, ovviamente dal peso del dover cercare di fare una miracle run oggettivamente difficilissima. Purtroppo si arresta qua il cammino competitivo per i Machko, non le partite, da cui comunque possiamo elaborare strategie e fare comunque esperienza per il coaching staff, per i player, per l'intera org, quindi è pur sempre un buon modo e anche per farsi vedere, insomma, nella vetrina europea di quello che siamo capaci, perché ripeto, magari adesso con una mente un pochino più rilassata potremmo anche probabilmente vedere dei Machko un pochino più sul potenziale che abbiamo sempre visto. Detto ciò, ancora una volta, congratulazioni comunque ai Machko per il loro percorso, li rivediamo a breve, ma come sempre, piccolissima pausa e torniamo qui.